Ascolteremo una relazione di una collega francese, Sylvie Barnet, anche lei firma importante dell'Osservatore Romano, storica di rango, studiosa della agiografia, soprattutto della tradizione mariana, insegna all'Institut Catholique di Parigi. Cinque allocuzioni domenicali, quattro catechesi, 12 discorsi costituiscono l'insieme della dottrina di Giovanni Paolo I. Il nuovo Papa afferma subito il suo obiettivo: ricevere e trasmettere l'eredità del Concilio Vaticano II. Colpisce constatare che la rete di metafore che attraversa gli scritti del futuro Giovanni Paolo I privilegia nettamente quelle della paternità, della maternità, della coniugalità e dell'infanzia. Questo stesso vocabolario è particolarmente evidente nelle udienze generali del mercoledì e in altri testi pontifici. Lungi da ogni forma aneddotica, questa struttura portante sembra al contrario testimoniare una più profonda formulazione dottrinale sui rapporti fra l'uomo e Dio alla luce di una antropologia della genitorialità. È dunque con questa stessa rete di metafore che Giovanni Paolo I espone, in particolare, l'insegnamento sulla santificazione costituita da 7 lampade, le 3 virtù teologali e le 4 virtù cardinali. La dottrina di Giovanni Paolo I si è di fatto concentrata principalmente sull'esposizione dei principi fondamentali della vita cristiana, nel corso delle sue 3 catechesi dei mercoledì 13, 20 e 27 settembre 1978, la fede, la speranza e la carità. La Chiesa ha fatto 2 liste, 7 opere di misericordia temporale e 7 spirituali. Non sono complete, bisognerebbe aggiornarle. Per esempio, la fame. Oggi non si tratta più solo di questo o di quell'individuo. Sono popoli che hanno fame, non solo le nazioni, ma anche noi privati, specialmente noi di Chiesa, dobbiamo chiederci, abbiamo veramente compiuto il precetto di Gesù che ha detto ama il prossimo tuo come te stesso? E il precetto di Gesù è anche il perdono, forse la cosa più difficile, ma ci tiene. Sembra quasi che abbia preferito il perdono al culto divino. Se stai davanti all'altare per far la tua offerta e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa di contro di te, lascia lì l'offerta. Va prima a riconciliarti col fratello, poi torna e fa la tua offerta. Questa messa in prospettiva della dottrina incentrata sulle 3 virtù teologali permette forse di capire meglio uno dei suoi punti salienti. Giovanni Paolo I lo afferma durante il messaggio domenicale dell'Angelus del 10 settembre 1978. Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. È papà, più ancora è madre. Utilizzando un'analogia familiare, il Papa propone un'immagine della divinità che scaturisce da un'immagine dell'umanità nella sua totalità, nel senso che comprende le caratteristiche dei 2 sessi. Così Dio è pienamente divino, vale a dire padre e madre nel suo rapporto con le proprie creature. La paternità e la maternità significano la pienezza dell'azione divina rispetto all'umanità.